Benvenuti ad un altro appuntamento con Psiche dintorni. Quest'oggi naturalmente parliamo di un altro importante argomento, quello appunto dei disturbi del comportamento alimentare. In studio con noi il dottor Sandro Utolitano, che ringraziamo e salutiamo. Ben ritrovati. Ben Grazie anche a lei, con Giovanna e con Francesca. ritrovati. Sì, iniziamo il nostro appuntamento nel spiegare che cosa si intende appunto alimentazione, qual è il significato. Sì, credo che prima di entrare nel vivo, della discussione o delle riflessioni sui disturbi alimentari, credo sarebbe opportuno, soffermarsi un attimo sul significato, sul senso dell'alimentazione. Noi sappiamo che l'alimentazione non ha solo il significato di nutrimento, diciamo, materiale, che ovviamente è un senso che ha ed è molto forte, l'alimentazione ci consente la sopravvivenza, ma altri significati si aggiungono. L'alimentazione porta con sé significati di natura affettiva, di natura relazionale, di natura sociale. Noi non dobbiamo dimenticare che il primo atto, appena si nasce, il primo atto dove è un atto dove dentro c'è non solo l'alimentazione appunto di sopravvivenza, ma c'è anche un atto di affetto e di amore, è appena nasce il bambino che ciuccia il capezzolo o il biberon. Quindi il primo atto di alimentazione porta con sé tutta una serie di significati sul piano veramente psicoaffettivo. Non dimentichiamo che l'alimentazione ha una forte componente di natura relazionale, sociale, i banchetti, insomma, ha anche una, come dire, un senso e un significato rituale. Se noi guardiamo la storia, vediamo come l'alimentazione è sempre al centro proprio della storia, in senso con la S maiuscola. Nei banchetti a tavola si sono prese decisioni che hanno riguardato l'intera umanità. Quindi come dire, questa annotazione credo che sia importante per capire un po' poi quando ci addentreremo dentro i disturbi alimentari, per capirne i significati, le cause, le motivazioni che portano a questi tipi di comportamento. Quindi l'alimentazione, lo ribadiamo, non ha solo un senso e un significato di sopravvivenza, di nutrimento, cose, ma ha un significato anche di nutrimento affettivo, ha un significato sociale, ha un significato relazionale. Immaginate la scena di due innamorati in una cena tête-à-tête, e anche lì l'alimentazione assume significati, diciamo, oltre quello che noi intendiamo comunemente. Quindi credo che questa annotazione vada fatta prima appunto di affrontare poi il tema come ha annunciato già Infatti, Giovanna. quindi il cibo da che mondo è mondo ha accomunato, ma il cibo può anche dividere, se magari è inteso in senso negativo. Sì, il cibo poi diventa, insomma, voglio dire, quando diciamo che la tavola è un posto relazionale, sociale, eccetera, diciamo che anche se voi immaginate che nelle famiglie la tavola, il momento in cui ci alimentiamo, diventa un momento fortissimo relazionale, dove in genere a tavola nelle famiglie succedono tutta una serie di dinamiche piuttosto complesse. E vedremo come l'alimentazione veicola affetto, però veicola anche emozioni particolari, come vedremo poi il cibo veicola anche rabbia, veicola odio, veicola tutta una serie di sentimenti a volte anche contrapposti, quindi sicuramente, insomma, un significato molto forte questo. Per quanto riguarda i disturbi alimentari, cerchiamo di comprendere il significato dell'anoressia e anche della bulimia, intesi proprio come disturbi alimentari. Sì, normalmente quando parliamo di disturbi alimentari ci riferiamo, diciamo, un po' a tre categorie, insomma, un po', no? Parliamo di anoressia nervosa, parliamo di bulimia nervosa, parliamo di alimentazione incontrollata, diciamo, parliamo di disturbi che non sono effettivamente poi, non hanno la caratteristica vera e propria della bulimia, dell'anoressia, ma comunque rappresentano un disturbo. Rappresenta, diciamo, dei comportamenti alimentari disturbati. Noi sappiamo che l'anoressia nervosa è
che è appunto il non mangiare, o comunque a questo punto dovremmo fare anche una distinzione tra quella che viene chiamata l'anoressia oppositiva e quella passiva. Oppositiva è quella qualche volta le anoressiche mangiano e vomitano, quindi c'è, cioè, diciamo una reazione, insomma, un po', no? Oppositiva, cioè un'opposizione all'introiezione dentro del cibo. Invece quella passiva è quando proprio non mangiano. Sappiamo che l'anoressia nervosa è, noi abbiamo statistiche, insomma, anche se adesso stanno un po' mutando, ma il 95% di solito colpisce le ragazze adolescenti, quindi diciamo che è una patologia al femminile, anche se i dati che abbiamo, insomma, ultimamente, negli ultimi anni, vediamo che l'anoressia diventa anche maschile. Poi cercheremo anche un po' di capire perché questa patologia si è spostata verso diciamo, il versante maschile. Però, insomma, l'anoressia nervosa è fondamentalmente una patologia femminile. Femminile e che colpisce normalmente in età adolescenziale. E questo poi ci possiamo collegare appunto a questa fase difficile, dove dentro questa fase difficile avvengono una serie di disturbi, e questo dei disturbi alimentari diventano diciamo molto, molto frequenti. Quali sono i campanelli d'allarme che accomunano queste varie patologie? Cioè, quando veramente ci si accorge di essere, di avere un problema alimentare? Ma allora, intanto diciamo, quando si accorgono gli altri, cioè quando si accorgono i familiari che esiste un problema di disturbo alimentare, o di anoressia che abbiamo già detto, o di bulimia che è, diciamo, un po', come un po' tutti sappiamo, l'opposto, nel senso sono persone che si ingozzano, che mangiano. Anche qui a volte c'è questo atteggiamento di ingozzarsi e vomitare, oppure nella bulimia assistiamo spesso a queste estenuanti ore e ore passate in palestra nel tentativo di dimagrire. E quindi, diciamo, in questi due casi che sono più evidenti. Dicevo, quando se ne accorgono i familiari, perché una delle caratteristiche dei disturbi alimentari, di questi disturbi alimentari, e poi lo vedremo, è la negazione della malattia. L'anoressico, il bulimico, in qualche maniera, ma più l'anoressico, l'anoressica rifiuta l'idea di essere ammalata, quindi non accetta il fatto di, e non accetta poi, tra le altre cose, di avere bisogno di aiuto. Come se ne accorgono gli altri? Certo, la famiglia se ne accorge perché cominciano a non mangiare, ma cominciano a dimagrire. E soprattutto c'è un aspetto che ovviamente è quello eclatante, quando la ragazza, che in genere viene è soggetta ad anoressia, sostiene di essere troppo grassa. Quindi comincia a fare vedere, a evidenziare quello che è una distorsione dell'immagine corporea. Allora, a questo punto, beh, insomma, credo che a questo punto i familiari devono cominciare a preoccuparsi, perché non dimentichiamo, stiamo parlando di patologie che possono avere anche risvolti gravi, gravissimi. Con l'anoressia si arriva pure alla morte. Quindi fondamentalmente c'è il rifiuto del cibo, perché non, il rifiuto di essere, dicevamo prima, di essere ammalati, quindi il rifiuto di essere aiutati. Quindi questi sono i due elementi molto, diciamo, che caratterizzano questo tipo di patologie. In questi casi i genitori, i familiari, il fidanzato, la fidanzata, perché comunque l'anoressia o la bulimia riguardano anche il sesso maschile, come si devono comportare? Ma intanto sicuramente nel momento in cui la famiglia si accorge di questo problema, deve rivolgersi ovviamente a dei tecnici, cioè, nel senso, in genere è ovvio che il primo passaggio è medico, perché il primo approccio deve essere medico, specialmente quando l'anoressia è già avanzata. Allora lì è necessario che ci sia un intervento medico che faccia tutta una serie di controlli, che poi vedremo magari nello specifico. Però di controlli medici che ci dicono le condizioni intanto generali del soggetto. Quindi questo è il primo approccio sicuramente necessario.
Poi, secondo me, bisogna rivolgersi invece a uno psicologo o psicoterapeuta, perché, come vedremo andando avanti un po' nella nostra discussione, le cause di questo tipo di disturbi sono prettamente psicologiche, anzi aggiungerei anche psicorelazionali. Quindi io credo, e in questo senso mi fa piacere che oggi affrontiamo questo argomento, perché credo che ci debba essere una maggiore sensibilizzazione nelle famiglie per comprendere per tempo quando gli adolescenti mettono in atto questi comportamenti che all'inizio possono apparire, diciamo, cose da poco, ma invece bisogna essere molto attenti da questo punto di vista, per evitare appunto che poi la patologia si strutturi e diventa difficile da affrontare. Ecco, frenare un bambino in età di sviluppo, di fase di sviluppo, o un adolescente, ma soprattutto diciamo un bambino in fase di crescita, o magari incoraggiarlo a mangiare spropositamente, può influire un domani o può sfociare in patologie di questo genere? Ma credo relativamente, perché poi, come diremo più marcatamente, insomma, le cause sono di origine psicologica e psicorelazionale, non sono di origine strettamente alimentare. Cioè il disturbo nasce, come vedremo, da una dinamica psicologica. In genere diciamo che le cause possono essere di varia natura, ma quelle, diciamo, molto più frequenti sono di origine familiare, quindi di origine delle dinamiche intrafamiliari. Quindi non è tanto il fomentare un'alimentazione. Lì stiamo parlando di alimentazione errata, fare mangiare troppo un bambino o frenarlo eccessivamente, eccetera. Noi dobbiamo invece insegnare ai bambini ad alimentarsi correttamente. Però, torno a ripetere, lo sottolineerò molte volte, il nostro rapporto col cibo di ciascuno di noi è mediato dalle emozioni. Quindi il rapporto che ognuno di noi ha col cibo ha a che vedere con la nostra vita affettiva, e quindi di conseguenza se i bambini crescono sani da questo punto di vista avranno un rapporto col cibo diciamo sano. Non dimentichiamo che il cibo è anche piacere, questo è un altro elemento che mi era sfuggito quando dicevo dell'alimentazione, ma anche un aspetto di piacere, di gusto. Quindi io non credo, rispetto alla sua domanda, non credo che questi atteggiamenti alimentari dei genitori, della famiglia, possono essere poi la causa effettiva di disturbi alimentari. Possono esserlo, ma nel momento in cui c'è già dietro una problematica di natura psicologica, che poi cercheremo di capire meglio. Prima parlavamo di effetti psicologici. Descriviamo una personalità di una ragazza anoressica. Che caratteristiche ha? Allora, io tutte le anoressiche che ho avuto in cura avevano una caratteristica comune: sono bravissime a scuola o in tutto quello che fanno, perché le anoressiche sono perfezioniste, quindi tutto quello che fanno sono straordinarie, sono straordinariamente brave, quindi questa è una caratteristica. L'altra caratteristica che sembra paradossale rispetto a questa cosa è che non hanno autostima, spesso non hanno autostima, quindi questa è un'altra caratteristica delle anoressiche. Quindi diciamo questi due elementi risaltano agli occhi, e in genere sono poi delle ragazze che portano con sé, appunto, per non avendo autostima, portano con sé quasi un senso di colpa. Quindi il rapporto col cibo diventa un rapporto assolutamente conflittuale. Poi vedremo, in alcuni casi c'è il rapporto conflittuale con la figura materna, e poi vedremo come si snoda questa dinamica. Ma insomma, le caratteristiche che risalgono agli occhi sono proprio queste, cioè quelle che proprio si evidenziano, no? Questo voler essere perfezionista a tutti i costi, voler riuscire in tutte le cose che fanno benissimo, però poi nascondono sotto di sé questa non autostima, sia sul piano, diciamo, un'autostima inteso come valori morali, ma anche autostima sul piano dell'immagine corporea che hanno. L'altra questione, appunto, è questa caratteristica dell'immagine corporea, come dire, distorta,
È come se loro si guardassero a uno specchio, come quegli specchi che ci sono nei Luna Park, quelle deformanti, dove il corpo viene deformato. Tant'è vero che le anoressiche, pur anche quelle gravi, pur pesando pochissimo, pur essendo magrissime, continuano a sostenere di essere grasse, quindi giustificano il non mangiare con questa, con questo perseguire l'idea di questo corpo perfetto e magro, anche quando lo è nella realtà. Ecco, l'ammalarsi di una di queste patologie, soprattutto dell'anoressia, può derivare da un inizio magari di dieta? Molto spesso si sa che in fase di crescita tanti adolescenti si scambiano dei consigli per dimagrire, insomma, perché appunto non accettano il proprio fisico. Quindi può essere questo l'inizio di un, in certi soggetti ovviamente, di un inizio di patologia? Ma io dico relativamente, nel senso che questo può innescare, diciamo, può innescare un meccanismo di anoressia, ma non è la causa fondamentale, non è la causa primaria questa. Sicuramente poi negli ultimi anni si è fatto insomma, si è discusso moltissimo su questa immagine sociale che viene data della donna. Noi quando sfogliamo le riviste vediamo tutte queste modelle super magre, super belle, eccetera, quindi un po' questo voler rincorrere questa perfezione. E naturalmente nel rincorrere questa perfezione cominciano le ragazze, le adolescenti che si vedono un po' sovrappese, eccetera, cominciano a fare diete. Da lì è vero che si può scatenare un'anoressia, però perché questo avvenga bisogna che dietro ci sia, appunto, come dicevo prima, ci siano delle condizioni di personalità, diciamo, psicodinamiche precise, perché altrimenti questo non avviene. Quindi non è una causa effettiva vera e propria. Può essere però un elemento scatenante, questo sì. Come può essere un elemento scatenante il fatto di avere questa immagine continua. Noi vediamo che i mass media rimandano sempre queste immagini di donne sempre più magre, sempre perfette. Questo sicuramente può essere una, no, come dire, un elemento che possa scatenare disturbi diciamo più gravi. I disturbi alimentari vanno ricondotti non solo a delle cause socio anche per quanto riguarda i mass media, ma riguarda essenzialmente una radice emotiva. Molto spesso si dice che l'anoressia sia fame d'amore. Che cosa si intende? Questo è vero, insomma, no? Ma tra i fattori, perché noi stiamo parlando adesso, sì, forse sarebbe il caso che noi mettiamo in fila un po', per chiarire un po' anche ai telespettatori in maniera, diciamo, anche molto semplice. Allora, i fattori che intervengono nei disturbi alimentari e in questi disturbi alimentari, che sono, diciamo, quelli più gravi, che, come dicevamo, anoressia e bulimia, allora ci sono intanto fattori socioculturali, e l'abbiamo visti, perché sicuramente incidono questi tipi di immagini che i nostri mass media, diciamo, continuamente inviano. Poi c'è un fattore individuale di personalità, poi vedremo che la personalità ha determinate caratteristiche, alcune le abbiamo già accennate, la mancanza di autostima, eccetera, poi li vedremo più dettagliatamente. E poi c'è un altro aspetto che non dobbiamo dire, che è quello familiare. Ora io un po' anche per la mia formazione, io vengo da una formazione relazionale, quindi una formazione dove mi sono occupato di famiglia, di coppia, eccetera. Io credo moltissimo nell'elemento famiglia come elemento, come causa, quindi le dinamiche familiari come causa dei disturbi dei comportamenti alimentari. Tant'è vero che, come poi vedremo quando parleremo di come intervenire, tra le terapie elettive c'è proprio la terapia familiare. Quindi la terapia che ha dato e che dà più risultati nei disturbi alimentari è la terapia familiare. Quindi questo in qualche maniera ci conferma come quest'altro elemento è un altro elemento importante. Quindi, poi ci sono anche fattori, attenzione, non dobbiamo dimenticarlo, ci sono anche fattori accidentali, come può essere un trauma ad esempio da violenza sessuale, o ad esempio da un lutto, da una perdita,
non solo il lutto nel senso di morte, ma una perdita anche ad esempio un adolescente che viene ad esempio abbandonata dal fidanzato. E quindi sono tutti questi elementi che possono scatenare ovviamente, ma come dicevo e come sottolineo sempre, tutto ciò può avvenire nel momento in cui però c'è una personalità che è predisposta un po' ad avere queste patologie. Ecco, come si deve comportare un genitore quando si accorge di avere una figlia in presenza appunto di questi disturbi alimentari? Si accorge di avere una figlia, insomma, che manifesta i primi sintomi di questo disturbo? Sì, no, un po' l'avevamo detto prima, però è molto interessante che lei sia tornata sulla questione, perché nel mio primo intervento su questa questione avevo dimenticato un passaggio che è importante. Il passaggio importante è che quando i genitori si accorgono di queste disturbi, ora, siccome un elemento che è quasi sempre presente è quello che l'adolescente rifiuta l'idea della malattia, rifiuta il fatto di essere aiutata, quindi spesso che cosa succede? Quando i genitori se ne accorgono, il tentativo di portare la figlia, in questo caso, in terapia non riesce. Allora io vorrei dire, vorrei dire al telespettatore, quando ci sono queste situazioni, invece i genitori devono recarsi presso i tecnici, medici, psicologi, a seconda no, perché il problema lo si può affrontare anche senza, diciamo, la paziente in questo caso. Noi abbiamo avuto casi in cui abbiamo seguito casi di anoressia senza mai conoscere la paziente, cioè la ragazza. Ultimamente abbiamo tenuto una coppia di genitori per circa un anno più o meno e il problema si è risolto, perché attraverso il lavoro che abbiamo fatto con i genitori abbiamo modificato il sistema famiglia. E qui mi corre l'obbligo ricordarci quello che in un'altra trasmissione abbiamo sottolineato: la famiglia è un sistema relazionale. Quando diciamo un sistema relazionale, che cosa intendiamo? Intendiamo che all'interno di questo sistema ogni componente del sistema, quindi ogni componente familiare, induce, provoca il comportamento dell'altro, quindi ciascuno è legato all'altro rispetto al comportamento. Quando un elemento della famiglia modifica il proprio comportamento, tutti gli altri sono costretti a modificare. Quindi noi, intervenendo attraverso i genitori sul sistema familiare, sulle dinamiche, e cambiando le dinamiche familiari, molto spesso si riesce a ottenere risultati positivi. Quindi dico, quando i genitori si accorgono che questo problema è diventato un problema molto serio, di rivolgersi ai tecnici, diciamo, agli addetti ai lavori, insomma, anche senza la presenza, in questo caso, della figlia, ad esempio. Ecco, qual è la metodologia riabilitativa più giusta da adottare in questi casi? Ma diciamo che non è che ci sia una terapia più giusta, perché poi dipende da caso a caso, perché nei casi di anoressia, ad esempio, estrema, allora, è chiaro che lì c'è necessità di un intervento medico, con analisi, cose, eccetera, ma anche con un ricovero e a volte anche con un'alimentazione forzata. Quindi questo nel caso di un'anoressia, diciamo, già conclamata e dove cominciano a presentarsi anche problemi seri di natura fisica. Non dimentichiamo che tra gli elementi che ci mettono in allarme sono anche la scomparsa del ciclo mestruale, nel caso siano adolescenti che hanno già avuto il ciclo mestruale, o nel caso di preadolescenti che non arriva il ciclo mestruale, quindi non hanno il ciclo mestruale proprio in relazione a questo tipo di disturbo alimentare. Quindi una volta che si è capito che la propria figlia comunque soffre di questo disturbo, cosa chiedere, quale approccio avere con il proprio figlio e comunque quali regole stabilire in generale? Sì, volevo completare anche quello che stavo dicendo prima, nel senso che quello era un approccio di tipo medico, eccetera, quindi poi c'è un approccio anche farmacologico, si utilizzano anche psicofarmaci, e poi c'è invece l'approccio psicoterapeutico.
che diciamo, l'approccio nel caso non è proprio una situazione da ricovero, appunto da ricovero in ospedale. E l'approccio, a volte ci sono ovviamente degli approcci integrati, cioè nel senso si fa psicoterapia e contemporaneamente si può utilizzare anche farmaci. Ma diciamo che la terapia elettiva, fin dove c'è la possibilità, è quella proprio terapeutica, che può essere individuale qualche volta, ma spesso, come dicevo prima, la terapia elettiva è proprio la terapia familiare. Quanto è importante in questo caso la psicoterapia? Perché avendo di fronte delle ragazze o dei ragazzi taciturni, introversi, il modo di poter parlare, di comunicare quelle che sono effettivamente le cause, quanto può essere utile? Ma diciamo che è molto utile e diciamo anche un'altra cosa, che anche se si scelgono diciamo, soluzioni diverse che non siano quelle della psicoterapia, a mio avviso la psicoterapia deve essere sempre presente. Perché ci sono, quando dicevo si interviene sul piano della terapia familiare, ma si può intervenire anche sul piano della terapia individuale, soprattutto nei termini di sostegno dell'io, si dice, no, cioè sostenere la paziente e fargli via via ricostruire quell'autostima che non hanno e di conseguenza riprendere un rapporto corretto e sano e non distorto col proprio corpo. Quindi la terapia può essere utile in questo senso, nel senso che la terapia individuale funziona perché va a sostenere, va a rafforzare alcuni elementi della personalità che sono utili. E sul piano della terapia familiare, laddove è possibile farlo con l'intera famiglia, dove si lavora per cambiare le dinamiche familiari. Perché una cosa che mi è sempre così, insomma, risaltata sempre agli occhi, io ho sempre avuto l'idea che i disturbi alimentari sono delle forme di protesta. Delle forme di protesta spesso contro la famiglia, ma diciamo contro alcune figure della famiglia. E in particolare con la madre. Perché la madre? Perché la madre è quella, è il veicolo, diciamo, usiamo questo termine, di forte affettività. E quindi di conseguenza questa relazione diventa fondante e fondamentale per la crescita della personalità. Quindi spesso diciamo io lo interpreto come un fatto di protesta. Che fanno contro la famiglia in genere o comunque contro le dinamiche della famiglia. Bene, di questo e di molto altro ne parleremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. A tra poco, grazie.